Ho appena terminato la lettura del libro di Alessia Gazzola, Una piccola formalità, edito da Longanesi. L'incipit del libro potrebbe sicuramente essere rappresentato dalla locuzione latina riferita al diritto di successione, semel eres, semper eres, ossia una volta erede, sempre erede. Vi è mai capitato di dover decidere se accettare o meno un'eredità da parte di un vostro zio che non conoscete? E vi è mai capitato di scoprire che questo zio è il fratello di vostro padre e con vostro padre non ha mai avuto un buon rapporto e per questo motivo vostro padre ha rinunciato precedentemente all'eredità? Beh, questo è quanto accade alla protagonista di questo libro, Rachele. Rachele è una giovane giornalista, è affermata nel suo lavoro e scrive su una rivista importante. È fidanzata da tantissimi anni con Alessio, un suo ex compagno di classe, e Alessio che le consiglia di rivolgersi ad un loro compagno di liceo, tale Manfredi, perché Manfredi è divenuto un notaio. Rachele inizialmente non è particolarmente entusiasta di questa scelta, in quanto ricorda Manfredi come un ragazzo bello e tenebroso, troppo di successo e troppo pieno di sé, ma alla fine decide di accettare il consiglio di Alessio. Perché leggere questa storia? Perché questa storia, in un certo qual modo, evidenzia come dire, come potremmo definirla, la malinconia e anche la spregiudicatezza di quelli che sono considerati i millennials, i ragazzi nati agli inizi degli anni 80 e a metà degli anni 90, quindi che intorno ai 2020 dovrebbero avere dai 24 ai 39 anni. E poi perché un po' questo romanzo è romanzo rosa e nello stesso tempo mystery, quindi risulta avvincente per tutte le sfaccettature dei personaggi proposti e per gli intrecci, che si evidenziano nel corso della lettura. E poi, in ultima analisi, perché, evidenzia questa storia quanto, siano straordinarie le esistenze, delle persone, dei personaggi del libro, ma anche in un certo qual modo le vite di tutti quanti noi, perché in fondo è la vita essere straordinariamente, sorprendente. Quindi consiglio la lettura di Alessia Gazzola, Una piccola formalità, edito da Longanesi. Alla prossima!